Oggi 4 novembre anche nella città di Salerno si è celebrata questa mattina la giornata dei caduti di guerra dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, nonché il centenario della traslazione e tumulazione della salma del Milite Ignoto. Una cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il 19° Reggimento Cavalleggeri Guide, molto contenuta, il caso di dire in sordina, perché diversamente dagli anni passati la partecipazione è stata molto ridotta. L'evento commemorativo si è svolto inizialmente in Piazza Mendola, la presenza solo di una ventina di persone, con in prima linea il prefetto di Salerno Francesco Russo, affiancato dal presidente della provincia Michele Strianese, dal vice sindaco di Salerno Pachi Memoli, dal questore di Salerno Maurizio Ficarra, dai comandanti di tutte le forze dell'ordine. Tutti schierati in piazza Mendola, dove dopo l'alzabandiera solenne sulle note dell'inno d'Italia si è reso necessario per la pioggia spostare la cerimonia nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, dove il prefetto di Salerno ha dato lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e della preghiera per la patria, rimarcando l'importanza della data di oggi, del 4 novembre, delle Forze Armate per quello che svolgono nel nostro territorio, nel soccorso urgente, nella protezione civile, nonché al centenario della traslazione e tumulazione del Milite Ignoto. Una cerimonia sobria dove anche questa mattina, proprio nelle stanze di Palazzo di Città, non è passata inosservata l'assenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, di assessori, consiglieri e politici che in passato non facevano invece mancare la loro presenza. L'occasione per noi giornalisti di accedere a Palazzo Guerra e contestualmente di chiedere al prefetto con un commento sull'attuale momento che si sta vivendo sul fronte della sicurezza in città a Salerno. Non la pioggia non ci ha aiutato, però la partecipazione ci sta. Certo, quando c'è la corona dei cittadini c'è qualcosa di più forte, di più bello. Però comunque è molto sentita questa giornata, anche perché al di là di quello che è il render viva un momento drammatico della nostra storia, ma comunque un momento anche in cui si è completata l'unità nazionale, viene rafforzata dall'attività quotidiana di tutte le forze armate, in tutte le sue articolazioni, quindi dai soldati, avieri, marinai, carabinieri, finanzieri, che svolgono un'opera preziosa quotidianamente per la salvaguardia e il benessere dei cittadini. Una festa che quest'anno viene accompagnata anche dal centenario del Milite Ignoto. Certo, ci sarà un ricordo particolare anche per il Milite Ignoto, perché è qualcosa che unisce molto e tutti i valori legati all'unità. Noi abbiamo il dovere, abbiamo anche il sentimento di averli sempre presenti e di ricordarli costantemente, perché l'unità è sempre un valore assoluto. Non posso trascurare di farle una domanda. Per noi giornalisti oggi c'è stato l'ingresso a Palazzo di Città senza alcuna restrizione. In questi giorni si parla di sicurezza al di là dell'inchiesta giudiziaria. Grande assente anche oggi il sindaco di Salerno. Si guarda adesso alle luci d'artista. Cosa sarà la città sotto il profilo della sicurezza? Ma guardi, noi abbiamo i nostri compiti. Vigiliamo chiaramente sulla sicurezza, che mi pare sia semplice, sia grande attenzione. Vigiliamo e interveniamo di fronte a quelle che sono le commissioni dei reati, e mi pare che anche l'operazione di stamattina della DIA confermi un'altissima attenzione e anche capacità di intervento da parte delle forze di polizia. Per tutto quanto quello che riguarda iniziative, ok, noi aspettiamo quelli che sono i progetti, poi insieme li valuteremo per conciliare chiaramente gli aspetti sanitari e gli aspetti di prevenzione con questo desiderio di riapertura della città. Chiaro, bisogna essere estremamente attenti, fare le cose fatte molto per bene, ma io sono sicuro che quello che è stato previsto sarà adeguato al momento particolare che viviamo.